L'Europa fa i conti con la notizia che non voleva. Da Roma a Vienna, l'esito del voto nel Regno Unito ha colto molti di sorpresa. Per le strade delle città europee le persone si dividono tra chi teme l'effetto domino della Brexit su altri paesi e chi invece lo auspica. E devo dire, è stato proprio uno shock. È una giornata di lutto per me, questa qua, proprio brutta. Poi, non lo so, il primo pensiero è stato per mia figlia, perché ho pensato che la lasceremo un mondo peggiore. C'è chi teme che a essere stati minati siano ormai i valori fondanti dell'Europa, ma c'è anche chi ha appreso la notizia senza troppe preoccupazioni. Serve una carta d'identità, in ogni caso serviva anche oggi. Per quanto riguarda la moneta, non cambierà granché. Non penso ci sarà un grande cambiamento. Ad Atene, alle prese con la crisi economica e dei migranti, qualcuno guarda il referendum nel Regno Unito come un esempio da seguire. È la cosa migliore che abbiano mai fatto e spero con tutto il cuore che anche in Grecia succeda la stessa cosa. Per le strade di Vienna a prevalere invece è un'aria di inquietudine. Avrei preferito che il Regno Unito fosse rimasto. Spero che non ci saranno effetti negativi per loro e per noi. È stato un esito inaspettato, dobbiamo gestire la cosa. Speriamo che non sia l'inizio della fine dell'Unione Europea. La domanda che rimbalza tra la gente e sui quotidiani è una sola. Che succede ora? Si cerca di capire cosa cambierà ora che il Regno Unito è fuori dall'Unione Europea, perché le conseguenze, questo è chiaro, ci saranno.